Jonathan Milan concede il tris alla 107esima edizione del Giro d'Italia. Dopo Andorra e Francavilla al mare, il friulano ha conquistato anche il traguardo di 100 con una vittoria fantastica. Il portacolori della Lidl Trek per l'occasione in maglia Ciclamino di leader della classifica punti ha regolato in volata il gruppo compatto, rendendosi protagonista di una prestazione fantastica, perché nel finale di gara alcuni ventagli dovuti al vento laterale avevano spezzato il gruppo principale e Jonathan Milan si trova nel secondo gruppo. Insieme alla sua squadra e con l'interessamento personale appunto di Jonathan Milan sono riusciti a rientrare e poi a scatenare l'inferno nella volata finale con Jonathan Milan che ha vinto alla grande. Nulla cambia in classifica generale con Tadej Pogačar sempre in maglia rosa. Sabato, domenica, due tappe fondamentali per questo Giro d'Italia. Sabato una cronometro importantissima per stabilire le gerarchie del Giro d'Italia e domenica la tappa, una delle tappe regine di questo Giro d'Italia, quella con arrivo a Livigno, oltre 5.000 metri di dislivello, un arrivo a Livigno particolare addirittura creato in una pista da sci e perciò sarà interessante vederlo sino alla fine. Vi aspetto per ulteriori informazioni sul Giro d'Italia sempre più appassionante. Godetevi questo Giro d'Italia e mi raccomando, viva il ciclismo sempre e rispettate i ciclisti.